nuovo video di Sonichan. Quest'oggi faremo una cosa speciale perché abbiamo un ospite specialissima e non è Alessia, ma vieni qui Noemi. Ciao. Beh sì, se ve lo state chiedendo, ci conosciamo anche da un sacco di tempo. Ricordavamo poco fa quando io ero infilata nella sua piscinetta minuscola. Lei era con i braccioli, aveva tipo 6 anni. Anche di meno, forse 5-4. Ciao. Qui c'è Alessia. Cosa facciamo oggi Alessia? Una seduta di armocromia a Noemi. E basta? È la facial shape e il body shape. Tutto il servizio completo per vedere come può stare meglio la nostra Noemi, che è già bellissima di suo, quindi sarà difficile. Adesso Noemi, scordati dell'amica di tua sorella gattara pazza e pensami come una consulente d'immagine. Una professionista. Ecco. Te le immagini? Tantissimo. Hai visto? Grazie, soddisfazione. Andiamo di là. E eccoci nel mio studio di armocromia. Mi accomodo. Accomodati. E adesso noi, Nina, ti facciamo diventare una panettiera. Facciamo una consulenza di armocromia quando vogliamo scoprire quali sono i colori amici di una persona, ovvero quelli che ci fanno risultare più belli, più giovani, più sani. Se i capelli fossero stati tinti, li avremmo dovuti legare con questo qui per annullare il colore. In questo caso sono belli naturali, quindi li lasciamo così. Partiamo dai drappi metallici, ovvero quelli che vogliono simulare l'argento, questo qui, e l'oro. Se ti sta meglio, se ti fa più occhiaie, meno occhiaie. Okay. Vediamo un po'. Questo ti accentua un po' le occhiaie. In questo modo stiamo valutando il tuo sottotono per capire se è più freddo o caldo. Drappo freddo, un bel blu. Non le sta male, eh? Però questo è meglio. Però questo è meglio. Allora, la nostra idea è che tu potessi essere calda. Ebbene. Scusa, fai vedere qua? Certo, mi scusi. Adesso prendiamo questi drappi che servono appunto con un'alternanza di colori freddi e caldi a vedere se le stanno meglio quelli caldi o quelli freddi. Quindi, okay. Partiamo con un rosa lampone. One eternity later. Perché la tua pelle ha più carotene e quindi tende ad essere più giallina. Mangi troppe carote in pratica. No, significa che ha più componente arancione e quindi la tua pelle appare un po' più giallina. Mangia troppe carote in pratica. A questo punto andiamo a valutare il contrasto. Quanto la tua pelle stacchi dai tuoi capelli e dai tuoi occhi. Nel senso, quanta differenza c'è fra i tuoi occhi e la tua pelle. E vediamo un po'. Secondo me tu sei in meglio contrasto. Queste righine sono troppo poco per te. Soltanto che noi non ce l'abbiamo il drappo al medio contrasto. Non ce l'hanno inviato. Rossella Migliaccio, vogliamo essere rimborsate. Avendo appurato che ha un sottotono caldo, possiamo scegliere fra due stagioni. Le stagioni appunto calde, come la primavera e l'autunno. Non è che perché c'è freddo è una stagione fredda, si parla dei colori come il rosso, l'arancione, i colori delle foglie, che sono colori caldi. Quindi proviamoli entrambi. Partiamo dalla primavera. Intanto abbiamo scoperto che la nostra bellissima Noemi è un autunno soft, ovvero le stanno bene tutti i colori speziati dell'autunno. Guardate questo bordeaux come le sta bene. Un color senape, poi abbiamo un verde oliva, ci mettiamo di tutto, fra spezie, olive, possiamo fare un aperitivo. Cioccolato fondente. Un po' di digestione ci viene, però. Se volete vedere la differenza di come le stanno gli altri colori, vi faccio vedere per esempio questo rosso rispetto a questo qui. Guardate quanto è forte per lei, troppo. Il verde le sta bene, sì. Verde foresta, però questo sottogruppo per lei è troppo forte, troppo acceso. Quindi non è un autunno warm, caldo, ma è un autunno soft, tenue, pacato, colori smorzati. Ti ci rivedi? Sì, assolutamente. Noemina, ti consegniamo la tua palette. Grazie. Con tutti i colori. Wow! Sono tutti i colori che le stanno bene. E lei è una stagione super rara, ragazzi. Cioè, regge dei colori assurdi che nessuno regge. Come per esempio il senape. Cioè, a chi è che sta bene il senape? Solo a te. A Noemi.
Amy. E questi qui sono per te. Allora, sono due gadget. Questo qui è un pop socket che puoi attaccare nel cellulare. Questo qua invece ti può servire quando vai per esempio nei ristoranti, vuoi attaccare la borsa. Che carina, grazie. Super carini. Ora faremo una facial shape. Che cos'è? È letteralmente la forma del nostro viso e ci serve per capire quali tagli, quali occhiali, quali trucchi, quali gioielli ci stanno meglio. Adesso ti conciamo per le feste. Metteremo dei glitter. Vabbè, potrà sembrare strano, ma serve per delineare tutto il contorno del tuo viso. Quindi andiamo alla parte più alta, home, e ti facciamo diventare tipo indiana. E poi, da questo lato, sulle tempie, diventando tipo un Pokémon. Il mento, ecco qua, una bella puntina da strega, ti sto prendendo un po'. Mamma mia, ma proprio infezione questo pus azzurro. Dai, quanto sei bella da una 10. Ti senti un po' tipo una Winsey. E adesso prendiamo le nostre cornici. Qui ci sono appunto tutte le forme del viso possibili. Ovviamente non saranno esattissime, perché mica siamo dei Lego che abbiamo forme geometriche. Partiamo con una forma a triangolo invertito, la fronte più larga e il mento più appuntito. Non è questa qui perché ti manca un pezzo di mento per poter essere questa. Che c'è una forma a cuore che è un po' la stessa di prima, però dovresti avere un'attaccatura un po' così, tipo a parentesi graffa o appunto a cuore, ma non è quello il caso. Andiamo a diamante, che è chi ha gli zigomi molto sporgenti. No, nemmeno questo. Quadrato. Tu te la ridi, ma intanto Angelina Jolie, una delle donne più belle al mondo, ha questa forma di viso. Oblungo. Anche qua ti manca un pezzo. Un bel pezzo. È rotondo. Non mi pare proprio. Ovviamente dulcis in fundo. L'ovale. Mi sembra che sia un ovale. Per esserne certi, la dobbiamo misurare. Per vedere meglio la sua forma del viso, dobbiamo studiare le tue proporzioni. Perché facciamo tutto questo? Perché ci piace, non lo so, fare qui le esattine col metro? No, perché secondo la teoria comune, la bellezza sta nella regolarità e l'armonia tra le parti. Proprio la sezione aurea che studiamo con i greci in storia dell'arte. Per essere proporzionata, tutte le parti dovrebbero essere uguali fra di loro. E quindi adesso ti misuriamo. Partiamo dall'attaccatura dei capelli sino alla base delle sopracciglia e abbiamo qui 8 centimetri. 8 centimetri. Passiamo dalla base delle sopracciglia alla punta del naso e sono 6 centimetri e mezzo. Oh no! Come fai? Mi mancano 2 centimetri di naso! Chi me li presta? Adesso andiamo a vedere se la tua parte larga è proporzionata e lo facciamo prendendo a misura un tuo occhio. Scusa, non ti voglio cavare gli occhi, mi serve solo una proporzione. 3 centimetri. Riportiamo questo dato in centro. Vediamo se c'è un altro occhio in centro, se puoi diventare Buddha o no. Ci puoi diventare. Quindi è simmetrico. E poi da qui a qui ce ne sono 4 e mezzo. Quindi. Speriamo pure di qua. Io l'ho dato per scontato, ma se tu pensi di avere un occhio a destra, controllo. Controlliamo se sia tutto a posto. Anche qua è a posto. Vediamo anche di questo, è bellissimo. Adesso misuriamo il tutto nel totale. Dobbiamo andare in linea d'aria. Oh, 19. Sei proporzionata. Wow. E quindi hai il viso che tutti quanti vorrebbero avere. Per cui, per fortuna, ti sta bene tutto. I tagli di capelli consigliati sono quelli medio lunghi, le spalle nel tuo caso, perché comunque come me hai un viso magro, ed infatti si consiglia di fare dei capelli mossi voluminosi in modo tale da riempire i lati. Anche gli occhiali è bene che tu li scelga più larghi, però che non superino le tue tempie, in modo tale che allarghi il viso. Adesso vediamo la simmetria del volto di Noemi. Lo facciamo guardandola al profilo. In questo caso possiamo vedere che poggia in una linea immaginaria prima il mento che la fronte. Il tuo è un profilo mento. Hai il mento più accentuato, il che significa che la coda, il tubo, lo chignon va alto. E è davvero! Perché in questo modo crea una linea
orizzontale che non è armonica, okay. Così invece riequilibri. Okay. Guardate ragazzi così come cambia la proporzione, rispetto a così che magari sembrava più tipo il mento più lungo, invece così abbiamo otticamente camuffato questa cosa ed è più armonico. I rossetti che puoi utilizzare sono tutti i rossetti nude, quindi quelli che lasciano le labbra naturali. Questo qui secondo me è un po' chiarino, però già questo per te è meglio. Sul pescato. Toni naturali, sempre colori della terra, anche per il make-up bronzati, dorati, blush, pescati. Puoi usare tutte queste cose. Poi ti mandiamo un bel PDF con tutti i consigli che puoi seguire, così hai tutto quello che ti serve per essere super. Grazie. Ragazzi, io spero che voi vi siete divertiti a guardare e non è che tu ti sia divertita a fare da casa. Sono soddisfatta, grazie mille per questa seduta di mia. Se ci volete venire a trovare anche voi in questo studio, cercatemi sulla mia pagina Instagram /in_palette_. E noi ci rivediamo alla prossima da questa fashion stylist. Ciao!